Il nascondiglio della gioia, parabole sul mestiere di vivere. A cura di Robert Shaib. Una produzione Radio Più Roma. Siamo arrivati alla fine di questo percorso. Un percorso che definirei con una parola a me cara, briciole. Perché sono briciole per un cammino queste. Briciole non solo perché tirate da un testo più grande, Il nascondiglio della gioia, ma semplicemente perché nella vita possiamo comunicare gli uni agli altri delle prospettive, delle pennellate per disegnare il nostro cammino, anzi, per permettere al Signore di disegnare il nostro cammino. Chiudo questa serie intanto ringraziandovi per la compagnia, per l'accompagnamento, per il cammino insieme, ma la chiudo anche con uno sguardo a un passo biblico, il passo del Cristo risorto che appare ai discepoli. I discepoli ormai che hanno gettato la spugna, hanno lasciato il nuovo lavoro dato loro da Cristo, quello di essere pescatori di uomini, e sono tornati ad essere semplicemente pescatori. Ecco, in quel momento, dopo la pesca miracolosa, avviene qualcosa di molto bello. Giovanni riconosce Gesù, dice è il Signore, e il passo ci dice. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra, se non un centinaio di metri. Ecco, Simone era nudo, era senza difese, aveva tradito l'amore per ben 3 volte, proprio lui che aveva promesso incrollabile fedeltà. Anche se dovessi morire con te, diceva Gesù, io non ti rinnegherò. Poi, in un altro passo, Signore, con te sono pronto ad andare anche in prigione e alla morte. Si era paragonato con gli altri, sentendosi migliore. Anche se tutti si scandalizzassero, io no. Ecco, questo Pietro, che ci somiglia tanto. Questo Pietro, uomo di entusiasmo e di iniziativa, si trova come un pallone sgonfio, nudo, fragile, indifeso e indifendibile. Ma lì, in quell'abisso, quando il discepolo amato gli fa capire che sulla riva c'è Gesù, Pietro ricorda quello sguardo che l'aveva amato oltre ogni caduta, oltre ogni tradimento. È lì che avviene il tuffo. Cosa accade nel cuore di Pietro? Probabilmente capisce che i suoi grandi fallimenti sono meno di una goccia nel mare dell'amore di Gesù. Capisce che nessuno possiede mai Dio a tal punto da non doverlo cercare. Capisce che dopo la morte di Cristo non c'è un abisso dove l'uomo possa cadere senza trovare Cristo, lì, a raccoglierlo e a ridestarlo. Capisce che non arriverà mai ad amare quanto è amato e che è bello così, è divino così. Capisce che l'amore di Dio ci precede e ci supera. In una parola, ci avvolge come un grembo materno. Capisce che non ci è dato di cambiare il passato, ma che possiamo adoperarci a disegnare il futuro. Capisce che non ci è dato di riscrivere l'inizio delle nostre storie, ma che possiamo scriverne il finale. Dove trova il coraggio per tuffarsi? Non in sé. Lui era nudo, lo trova nello sguardo di Cristo, che lo riveste di amore, lo riveste di dignità. Pietro si tuffa nel mare infinito dell'amore di Cristo. Pietro si tuffa e il suo tuffo è preghiera. E questa è la definizione che ho maturato della preghiera. Pregare è tuffarmi nello sguardo innamorato di Cristo, posato perdutamente su di me. Ecco, con questa definizione vi saluto. Ti saluto personalmente. Io non ti guardo adesso negli occhi, ma Cristo sì. Tuffati in questo sguardo. È lì il nascondiglio della gioia.